da Los Angeles 84 a Monica Olmi. Sì, ci riferiamo naturalmente a questa striscia di età, però Federica Pellegrini è tutt'altra cosa, e tutt'altra cosa la dovremo vedere anche in questi 800, il percorso che porta a Londra 2012, dove lei punterà su 200 e 400 di sicuro. Si vuole preparare anche per gli 800, lasciando come alternativa addirittura i 100 metri. Reattiva al blocco Federica Pellegrini, subito a testa bassa in acqua. Secondo Luca Sacchi, qual è l'interpretazione migliore con Federica Pellegrini alla prova su questa specialità? Gli 800. Penso sinceramente che Federica debba trovare un passo medio di buon livello senza esagerare nella prima parte. Lei tende sempre a strafare, ha una velocità superiore, una tecnica anche superiore rispetto alle avversarie. Qua deve impostare il ritmo, non farsi trascinare dall'entusiasmo e iniziare una progressione intorno a metà gara. 29,91. Beh, un crono assolutamente pacifico per lei. Ieri è passata qualcosa come 2 secondi meno nei primi 50 metri dei 400. La distanza ovvio era la metà e era necessario un contributo diverso. Da capire bene come si adatterà alla sua nuotata, non tanto nella prima parte di gara quanto nella seconda, dove e come riuscirà a tenere alta la gambata. Fattore determinante per lei, che non ha ad esempio la leggerezza della Filippi ma una potenza superiore. E con Federica Pellegrini che dopo 100 metri fa segnare 1:01:23, silenzio quasi religioso da parte dello stadio del nuoto di Riccione quando c'è lei in vasca dietro De Biasi, e poi Caramignoli in corsia 6, De Biasi in corsia 4. Sono quelle più o meno vicine a Federica Pellegrini, che ha messo testa in mani davanti alle sue avversarie. Controlliamo quest'altra virata per avere un nuovo parziale e per avere anche un'idea della eventuale progressione di Federica. 1:32:94. Passaggio da 31:71, praticamente fotocopia del secondo 50 metri, ma non è qua il problema per lei, è ancora una gara estremamente facile per un atleta delle sue caratteristiche. Ovviamente la valutazione viene fatta in funzione dell'interpretazione della seconda metà parte, della metà gara. Notate in ogni caso molto molto bella, come sempre, estremamente lunga, indugia talvolta nella respirazione a sinistra, un'attitudine presa a seguito della sconfitta olimpica del 2004. Sconfitta, era stato un argento clamoroso vista l'età, 16 anni, la più giovane della storia. Una sconfitta però ottenuta da un'atleta non vista, che gareggiava appunto alla sinistra della Pellegrini, Camelia Pote, che sorprese la veneziana negli ultimi 50 metri bruciandola di meno di 2 decimi. 2:05:03 per lei. Con le difficoltà che si è trovata ad affrontare, Federica comunque ha dimostrato di avere un grande carattere. 2:37:20 ai 250 metri, dopo il 2:05:03 che ricordavi ai 200. Ai 300 avremo una nuova chiave di lettura in prospettiva metà gara, in prospettiva 400, perché quello soprattutto che chiude una delle sue distanze sarà interessante vedere. Controlliamola qua, pian piano si sta staccando dal gruppo, dal resto delle finaliste, una Federica Pellegrini che vorrà e potrà lanciare la sua progressione quanto e come e soprattutto quando, lo vedremo tra poco. 3:09:35 ai 300 metri. Salita leggermente di passo, 1:04 in questi ultimi 100, molto interessante la battaglia per il secondo posto. Ci sono addirittura 4 atlete nel giro di 7 decimi, Bruni, Caramignoli, De Biasi e De Memme, per cui campo estremamente compatto dietro. Ovviamente la distanza tra la Pellegrini e le inseguitrici è un abisso, sono due gare diverse. Da un lato c'è un atleta top al mondo, dall'altro ci sono delle ragazze che rappresentano il meglio del mezzo fondo italiano. 3:41:44 intanto ai 350. Ci fosse stata, questa è una riflessione che pongo a te, ci fosse stato un punto di riferimento fondamentale come Alessia Filippi in vasca, cosa avremmo visto? Bah, sarebbe stata tutt'altra gara sotto ogni aspetto, come tensione innanzitutto, come approccio alla gara, quindi concentrazione sicuramente maggiore, distanze lunghe, avere un avversario di fianco è uno stimolo enorme, non è solo uno stimolo in fase di atteggiamento verso la gara, è uno stimolo anche di bracciata in bracciata, perché sei lì a duellare. Caratteristiche diverse delle due atlete, quindi progressione della Filippi nella seconda parte, velocità maggiore della Pellegrini. Credo che come approccio sia forse meglio per lei testarsi in gara e via,
e magari sarebbe curioso ritrovarla già al Sette Colli a ripetere la gara in un contesto più tosto, con anche questa esperienza sulle spalle. Assolutamente da sottoscrivere le tue parole. È passata ai 400 in 4:13:42, ora 4:44:87, 50 metri dopo la ritroveremo tra poco ai 500 metri. Metà gara se n'è andata. Direi che la previsione di Morini o le aspettative di 8:30 l'obiettivo. Sì, l'obiettivo era tutto buono, quello sotto gli 8:30. Il passo della Pellegrini fino adesso è esattamente su quel crono, anche se è aumentato mezzo secondo meno nel penultimo 50, altro mezzo secondo meno, è passata da 1:04:03. Questo molto importante il cambio di passo della Pellegrini dietro Bruni, De Memme, Caramignoli. Una progressione, Luca, che aumenta costantemente e ci auguriamo di vederla resistere. Lei che fa della resistenza alla velocità e al dolore una delle sue armi più importanti, oltre naturalmente al carattere di cui abbiamo parlato poc'anzi. Vediamola questa tirata. Federica Pellegrini va a chiudere i 550 in 5:48:20. 31,77, sale due decimi, comincia a faticare a tenere questa accelerazione. Ha provato evidentemente un negative split dopo essersi parzialmente riposata dai 100 ai 400. E qua è da capire proprio se ha la capacità di tenere l'1,3 nella fase centrale. Sta nuotando ancora estremamente bene. D'altronde è un atleta di una tale eleganza, questo connubio tra eleganza e potenza, che è unico nel mezzo fondo a livello mondiale e che lei ha portato dai 200 metri in poi. Un po' di fatica anche nell'aggancio, nell'uscita della virata, 32-11, è salita qualcosa, non ha ancora i passi da 1,3 proprio costanti, ma d'altronde gli 800 sono molto diversi dai 4 e sono tutt'altra cosa rispetto ai 2. Bisogna fare un po' di strada per acquisirli in tutto e per tutto. 6:20:31 a tre quarti di gara, giustamente ricordavi, sono frazioni che lei deve imparare ad acquisire, anche perché è abituata a progressioni di ben altro tipo. Qui sugli 800 metri bisogna dosare anche la fatica, le proprie energie in maniera differente. 6:52:54 il nuovo riferimento. Se mentre guardi, si va verso i 700 metri, ne mancheranno poi, Luca, soltanto 100 alla fine. Se guardi le frazioni da 200 a 200, 2,5, 2,8, 3, 2,6 e 9, per cui la ricerca del passo, no? La tattica su questo, non riesce a tenere l'1,3 fino alla fine, probabilmente si tiene un po' di energia e salirà in maniera netta negli ultimi 50 metri, che è un finale da 30 secondi, un crono da 8,26. Questa è la mia previsione, facile oramai, visto che mancano solo due vasche. 7:24:54, dietro è De Memme 7:36:48, Consiglio 7:36:65 e poi Bruni 7:36:91. È battaglia apertissima per il secondo posto, tenuto conto che mancano 100 metri alla fine, con Federica Pellegrini che si avvicina all'ultima virata. Controlliamo quest'ultimo crono, blocchi di 200 metri, diceva Luca Sacchi, 7:56:47. E qua ci vuole il 30 finale. La ciliegia sulla torta, si tratterebbe in ogni caso della migliore prestazione italiana ottenuta con costumi normali, anche se insomma la Filippi ritengo ancora due gradini superiore alla Pellegrini su questa distanza. C'è molto da fare, anche se la dimostrazione di forza di Federica è notevolissima, davvero ci vuole un bel applauso per lei, perché è gara difficile. Vediamola in questo finale, 8:27:54, obiettivo centrato almeno secondo le parole di Stefano Morini, tutto bene quello che arriva sotto l'8:30, un 8:27:54 che è meglio dell'8:28:73 ottenuto dalla Filippi senza super costume, ma chiaramente lontano dal record italiano proprio di Alessia, 8:17:21. Federica Pellegrini, che qui sta riprendendo fiato, non lascia molto spazio all'interpretazione. Certo è che un'occhiata al tabellone l'ha data, al secondo posto l'ha spuntata la De Memme con 8:39:55 e poi Consiglio 8:39:92, e arriva anche l'applauso, seppur abbastanza timido, perché bisogna fare i conti anche con il tempo, forse non tutti se ne rendono conto, comunque per Federica Pellegrini, Luca.
Sì, bellissima l'inquadratura all'inizio in cui si vedeva Federica con il suo passo, ogni bracciata guadagnava qualcosa come 10 centimetri rispetto alle avversarie. Ovviamente deve lavorare molto su me. Alla fine della gara ha pensato un po', ma cosa ci sto a fare io dentro questi 800? Questa è una mia lettura.